cambiano regione per curarsi il cancro. È un fenomeno che ha dei costi sulle famiglie ed è un vecchio problema. Certamente ha dei costi sulle famiglie, ha dei costi umani intanto sulle persone e ha dei costi anche per il servizio sanitario, quindi diciamo è un problema gigantesco che sta nella disomogeneità dei diversi modelli di sanità regionale che abbiamo nel nostro paese, ma per fortuna diciamo le reti oncologiche presenti soltanto per diciamo un terzo delle regioni italiane, grosso modo, sono una buona soluzione. Non si elimineranno mai le migrazioni, ma se si lavora in rete la migrazione può essere un momento virtuoso perché magari quella visita o quella specialità o quel tipo di cura si fa in un'altra regione ed è normale che ci sia una collaborazione. Quello che è meno normale è che se una persona si ammala di cancro in una regione dove non esistono le reti oncologiche, la solitudine del paziente e di questa persona diventa una solitudine molto forte. A che punto siamo con l'implementazione delle reti oncologiche in Italia? Quante sono state attivate e quanto manca perché anche le altre regioni si attivino? Beh, quanto manca bisogna chiederlo alle diverse regioni ovviamente. Io posso dire che abbiamo modelli differenti, c'è il modello lombardo, c'è il modello emiliano, c'è il modello toscano-piemontese che collega Piemonte, Toscana, Campania, Puglia ad esempio, in Lazio sta partendo adesso, quindi diciamo sono modalità differenti con lo stesso obiettivo, cioè quello della presa in carico del paziente dall'accesso quindi nel momento della diagnosi e dei primi esami fino al follow up che noi vorremmo fosse concordato anche coinvolgendo il medico di medicina generale. Il punto qual è? Fare dei piano diagnostico terapeutici assistenziali personalizzati, fare in modo che la persona sia accompagnata sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista sociale, psicologico e amministrativo, perché no, da personale specializzato. Quindi il tema è la collaborazione. Holkend del resto di questo si occupa, far collaborare le diverse professioni, non solo quella medica, ma tutte le professioni e mettere assieme le risorse pubbliche, private, quanto più si può in favore di che cosa? Della speranza, della cura per il paziente che ricordiamoci sempre è persona.